Esci la bozza del progetto, Giorgio, che la scendo a Michele. Buondì, oggi terminiamo le regole e le eccezioni per la pronuncia della O aperta. Poi ci buttiamo a capofitto in come deve essere pronunciata la E nei verbi e infine alcune parole dubbie che mi avete chiesto e la storiella su cui è possibile esercitarsi. Per prima cosa vedremo come va pronunciata la O nelle parole che terminano in oz più una vocale, come ad esempio cozza. Subito dopo vedremo le parole sdrucciole in cui la tonica è una O, per esempio console. Per l'addizione della E nei verbi, cosa difficile da trovare sia sui dizionari sia in rete, ma che qui puoi vedere, invece scopriremo come si pronuncia la E nei verbi al passato remoto, come ad esempio noi dovemmo. Poi vedremo anche la pronuncia di alcune parole che non sono citate nelle regole, come ad esempio dopo, poi e storpio. Ma perché io? Perché non festano McMahon o Socri? Perché io sono stupido, sono storpio, Perché sei perché? storpio, Verbal? Perché sei stupido? Perché sei più debole di loro? Per non perderti nemmeno un video, fai questa cosa, iscriviti al canale ed attiva la campanellina, così sarai avvisata o avvisato ogni volta che esce una pillola e non correrai il rischio di parlare come questi qui. Lei non si è accorto di nulla? Assolutamente no, è tutto sotto controllo. È tutto a posto, secondo lei? A posto, non si preoccupi. Per prima cosa cerchiamo di capire quali sono le parole sdrucciole. Prendiamo ad esempio la parola capitano. È una piana perché l'accento cade sulla penultima sillaba, capitano. Se noi lo spostiamo sulla terz'ultima sillaba, diventa capitano. Questa è una parola Cose sdrucciola. che Ma che capitano? razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano ed è per questo che capitano. Avevo spiegato molto bene l'accento di tono e avevo spiegato molto bene cosa c'entra con l'addizione in questo video. Vallo a vedere che fai un ripasso. Quando le parole terminano in ozza, ozze, ozzi, ozzo, la O che sta prima delle due Z andrebbe pronunciata aperta. Infatti dovresti dire tinozza, maritozzo, bozza, abbozzo, nozze, cozza e così via. Ci sono però alcune eccezioni, sono le parole mozzo, sozzo, rozzo e pozzo. Mi presento, Pozzo. Sei l'esilocutore. Io sono Pozzo. Pozzo. Dopo aver rinfrescato la memoria su cosa sono le parole sdrucciole, sappi che se quella sdrucciola porta l'accento sulla O, quella O va pronunciata aperta. Dovresti dire infatti console, tropici, vomito, monaco, vomero o vomere, complice, nomina, congruo, coniuge, consono, torpido, torbido, forbici, vortice. E così via. Ci sono tuttavia un buon numero di eccezioni che vado a enumerarti immediatamente. Sono gomito, compito, polvere, tombolo, pomice, gondola, fondaco, fronzolo e gomina. Cazzi quella gomina! Scusi, non ho capito bene. Come cazzi? Cazzi quella gomina! Sì, vabbè, allora cazzo, allora faccio tre giri o quattro? Ma che fa? So che stai guardando questo video per la mia sconfinata bellezza, ma soprattutto per la E nei verbi. Eccola qua. Modo, tempo. La seconda, la quarta e la quinta persona vanno sempre pronunciate con la E chiusa. Le altre persone, cioè la prima, la terza e la sesta, possono essere pronunciate sia con la E aperta sia con la E chiusa, ma ti suggerisco caldamente di usare la E aperta. Facciamo un esempio che è più facile, ad esempio il verbo dovere all'indicativo passato remoto. Io dovetti, tu dovesti, egli dovette. Noi dovemmo, voi doveste, essi dovettero. È probabile che se tu vieni dal Nord Italia sbagli dovesti, doveste e dovemmo, che sono le uniche certe. Ed ora un piccolo pensiero da me composto per darti modo di fare esercizio. Fallo! Il console dei tropici, poi, è la persona più abietta che conosca. Una volta assistetti ad una scena tremenda. Convinse un gruppo di cozze che stavano su uno scoglio a vivere dentro a una tinozza. Lo fece solo perché in tal modo ebbe modo, aiutato dal suo complice, quel sozzo di un mozzo che vive in un pozzo, di appropriarsi dei loro beni, assicurandoli con una gomena alla sua nave da diporto. Nel torbido si pesca meglio,
Era solito dire quel rozzo che oltretutto viveva in mezzo alla polvere. Dovemmo lavorare molto, molto duramente per riuscire a far cacciare quel porco. Lottò come un leone, usando anche le forbici, che scagliò contro un monaco, nostro compagno. Il monaco dovette muoversi molto velocemente per scansare il colpo, ma fu pronto a reagire. Era solito avere con sé molta pomice che fece rotolare accanto al console. Il console dei tropici, da animale fangoso qual era, stette per un po' indifferente, ma poco dopo fu assorbito dalla pomice e fu intrappolato nei pori che subito si richiusero. Come per magia, il tesoro delle cozze fu subito liberato dalla gomena e il mozzo, quel sozzo, prese il suo rozzo carrello e sparì. Per sempre. Sì, noi abbiamo posto fine alla vicenda del console dei tropici. La storia racconta che le cose andarono diversamente e questo, dopo tutto, è il nostro punto di vista. Ma tu segui il tuo cuore e certamente troverai la verità. Lo carico, come al solito, sul sito web per permetterti di leggerlo con la giusta formattazione. Prova a leggerlo ad alta voce e a differenziare di molto le vocali aperte dalle vocali chiuse. Il link è nel primo commento. Le richieste da voi arrivate sono state inserite nella storiella, anzi di più, alcune fanno anche da titolo alla storia, mi pareva carino. Mi è stato chiesto anche se si dicesse euro oppure euro, ebbene la pronuncia esatta è euro. Come curiosità ti dico anche che si dice crosta e non crosta e anche solfa e non solfa. E falla finita con sta solfa. Poi ovviamente si dice uomo e non uomo e si dice gobba e non gobba. Non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba. Quale gobba? Sto riuscendo a disintossicarmi. Se vuoi sapere da cosa, guarda questo video sul finale, lo spiego bene. Comunque prendo il dizionario, apro una pagina a caso e leggo la prima parola in alto a sinistra. Incredibile. Regionalismo. L'accento è sulla I. La prossima settimana iniziamo a vedere le regole della O chiusa. Nel frattempo, se hai qualche domanda, qualsiasi domanda, mettila come commento al video oppure su qualsiasi profilo mio social. Risponderò nel video successivo. Come al solito ti invito a mettere like a questo video, a curiosare gli altri video sul canale e ad iscriverti. Parole che non sono mai citate nelle regole. Regole. Incredibile, neanche per l'opposta.